Dai, ce l'ha fatta, rifacciamo noi. Un applauso, un schiaffo, Manuel. Tutte e due. Tutte e due. Ah, come piace a me. Mica, benvenuto, benvenuto. Ci spiace per tutto questo traffico che hai trovato, però sei qua finalmente. Chiediamo anche a te al volo, visto che l'hai chiesto prima, Manuel, insomma, certo. Hai un obiettivo magari che ti sei preposto per quest'anno, per questa edizione? Ok, devo mettermi subito in condizione. L'obiettivo. Allora, secondo me la cosa fondamentale, e soprattutto perché l'abbiamo detto tante volte, non essendo le categorie, siamo veramente alla ricerca dell'eccellenza. Allora, l'età non è importante, il genere di musica che fai non è importante, la cosa fondamentale è che tu riesci a provocare emozione e tu riesci a coinvolgere e anche convincere tutto il pubblico a casa. Questa è la cosa fondamentale. E devo dire che parlando anche prima ho sentito la domanda rispetto alle canzoni che le persone hanno portato. È chiaro adesso che le persone si ispirano non dagli altri talent, però si ispirano dalle loro ricerche che fanno sull'internet, neanche dalla televisione. Diciamo le cose chiare. Adesso i giovani talenti o i talenti di oggi, neanche i giovani, tutti si ispirano dall'internet e non dalla televisione. Che vuol dire cosa? Che tu, se tu porti un pezzo che è un super hit, sei già disavvantaggiato. Dunque fanno la ricerca, l'importanza della scelta è super importante, vedete che è sorprendente quello che hanno scelto di cantare spesso. E quella persona che arriva per fare un karaoke è quasi sempre un disastro. Amen. Esatto. Se siete d'accordo. Davvero. No, però mica sei sempre stato molto lapidario, no, nei tuoi giudizi. Tu non sei uno che dice che ti piace anche se non è vero, sei sempre stato molto diretto. Anche quest'anno è successo nel corso dei casting che qualcuno ti ha tirato fuori dei giudizi molto molto veri, oppure no? No, perché Manuel invece è clemente di solito, bisogna dirlo. No, ma lui ha un modo particolare, perché ci gira intorno come lo squalo, ci gira intorno e alla fine sembra che gli piaccia il pezzo e lì... E poi prende un braccio. Mi dà la manzata finale. Va bene. Ma guarda, però anche al stesso tempo, quando c'è una cosa che veramente mi piace, io mi alzo le mani, sembro un pazzo scatenato come uno che fa la vacanza a Ibiza nel 1998. Dunque, a volte io ho rivisto l'inizio della prima puntata di stasera, mi sono detto, mamma mia, forse stasera tutti pensano che sono un drogato scatenato durante tutta la puntata. E un po' di sobrietà c'è stato questa sera, devo dirvi, però comunque la musica ti provoca questa reazione. Sobrietà quanto basta? Ma la musica, se tu sei sobrio quando ascolti la musica, può essere opera o può essere R&B. Questo vuol dire che la musica che stai ascoltando non è abbastanza forte, perché se la musica non ti intossica, non ti riempie dello spirito, come diceva Aretha Franklin, non è la musica giusta per te o è una musica di merda. Siamo gasatissimi, i presupposti sono ottimi, al via questa sera questa 15ª edizione di X Factor, noi ci saremo, vi accompagneremo in tutto il percorso, vorremmo vedere anche Manuel Agnelli nudo passare urlando come la scorsa edizione. Ma quest'anno la parte di sotto, allora. Nei camerini lo fa ogni giorno, versione cabrio. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo, allora grazie Manuel Agnelli, grazie Mica, ciao. Grazie Ludovico Tersigni, grazie, in bocca al lupo a tutti voi naturalmente. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao a tutti, noi torniamo domani. Ciao. RTL 102.5, la prima radiovisione italiana.